Perfetto, anche perché stamattina non pensavamo, sentiti i rumori, i tuoni così, che avremmo potuto a quest'ora patire il sole, quindi meglio così. Io dico solo due parole per uno esprimere il ringraziamento dell'amministrazione a tutte le persone che sono presenti qua e contemporaneamente lo stupore nel vedere come in una ormai giornata estiva, una domenica estiva, all'ora di pranzo un sacco di persone sono così interessate a eventi di questo tipo. Dirò due parole proprio, ma poi ho degli esimi ospiti che vi racconteranno meglio che cosa andremo a fare oggi su che cos'è questa iniziativa e perché passa da Peschiera oggi. No, questa iniziativa è partita con un prologo da Bollate, stamattina effettivamente da Milano e arriverà sicuramente il giorno 18 luglio a Palermo, il giorno prima della... e quindi giusto per commemorare i 25 anni dalla strage di Via D'Amelio. Qui abbiamo il sindaco di Peschiera Borromeo che farà a cui darò la parola appena dopo il mio intervento, c'è Salvatore Borsellino, c'è Leonardo La Rocca e ci sono soprattutto i ragazzi, due delle quali parleranno, ci racconteranno, ci leggeranno un testo, ma altri che sono presenti tra il pubblico che hanno fatto un lavoro che è stato il motivo per cui questo percorso che da Milano arriverà a Palermo il 18 luglio ha scelto di fare tappa a Peschiera Borromeo. Do subito il microfono, la parola al sindaco di Peschiera Borromeo, Caterina Molinari.